Arstein. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, yeah. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Finalmente siamo tornati con il telefono vecchio. Bella grafica, nettamente meglio di quello di prima. E soprattutto, nettamente meglio anche l'audio. Comunque oggi ci sarà già una partita del Milan, infatti stasera giocheremo contro il Toro. Ci sono buonissime notizie per quanto riguarda i convocati e gli infortuni. Oltre a questo parleremo anche di calciomercato con due nomi nuovi che scaldano le trattative. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per stare aggiornati. Siamo arrivati a 3240, come vi dico sempre, voglio arrivare al più presto ai 3300. Quindi mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi. Like di supporto e condivisione per far crescere il canale. Vi lascerò anche il profilo Instagram qua sotto in descrizione. Come sapete già, lavo tottino basso rosso nero. Detto questo, partiamo subito con il video e con l'analizzare Milan-Torino. Allora, partiamo subito con le buone notizie. Zlatan Ibrahimovic e Çalhanoğlu, a differenza di quanto si pensava, sono convocati per la sfida di stasera e addirittura dalle indiscrezioni dicono che Zlatan Ibrahimovic potrebbe partire dal primo minuto. Sappiamo che Ibra è da tanto che non gioca, ormai da quasi due mesi, da quando si è fatto male contro il Napoli, quindi ottimo rientro ovviamente, il nostro giocatore più importante, o comunque uno dei più importanti, che trascina il Milan sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista della mentalità, della grinta e dell'esperienza, quindi di sicuro ci farà benissimo questo recupero. Çalhanoğlu invece, allora, è convocato, quindi ci sarà stasera, però pare che parte dalla panchina, anche perché lo sapete, ha avuto quella piccola contusione alla caviglia contro la Juve e quindi è meglio non rischiarlo per poi perderlo per tanti giorni. Quindi ragazzi, ci sta a farlo partire dalla panchina, però vediamo poi stasera cosa deciderà mister Pioli. Pare che però Ibra potrebbe partire da titolare, quindi ottima cosa. Comunque, la nostra formazione sarà questa: Donnarumma, Calabria, Kier, Romagnoli e Teo Hernandez. Centrocampo con Kessié e Tonali, perché ovviamente sapete che Krunic è positivo al Covid e Bennacer non è convocato per ora. Poi vedremo, cioè per ora, non l'ha convocato Pioli da quanto so. Poi a destra giocherà Castiglieco, al centro Brahim Diaz, dall'altra parte Auge, da quanto dicono le formazioni in questo momento, e Leao punta. Però sapete che se Zlatan giocherà titolare, allora Leao si sposterà sulla sinistra, quindi Auge starà in panchina e Ibra appunto prima punta. E poi saranno pronti a entrare Çalhanoğlu, Auge, quindi avremo anche soluzioni in panchina. Vedremo poi cosa sceglierà Pioli. Fatto sta che ci sono queste due buone notizie, vi ripeto, Çala e Ibra convocati, tanta roba. Speriamo di vincere comunque. Il Torino è una squadra tosta, Giampaolo lo sappiamo, il maestro come lo chiamavamo noi per prenderlo un po' per il culo anche gli altri tifosi delle altre squadre. Quest'anno Giampaolo al Torino così così, però ultimamente sta giocando molto bene, ha fermato il Verona, ha vinto contro il Parma, è da 5 partite che non perdono, quindi attenzione. Poi soprattutto il Milan dovrà essere bravo dopo questa sconfitta che arriva dopo tanto tempo a pensare subito alla prossima partita, quindi pensare a vincere contro il Torino per dimenticarsi subito di questa sconfitta, perché ragazzi non è facile dopo 28 partite perdere e rialzarsi subito. Speriamo che il Milan, grazie ai leader, grazie alla grinta e comunque alla mentalità, vinca stasera, comunque fa una buona prestazione, però i 3 punti sono d'obbligo. Al Torino sinceramente mi fanno paura Belotti, che vabbè è il giocatore che trascina la squadra, Izzo un buon difensore, quindi anche lui attenzione perché se in giornata può essere difficile magari scartarlo, comunque andargli contro. Poi per il resto ragazzi del Torino non mi fanno paura tantissimi giocatori, forse Verdi quando è in giornata, però per il resto ragazzi non voglio dire che il Torino è scarso, però non mi fanno paura nessuno a parte questi. Sappiamo che Giampaolo giocherà col 3-4-1-2 a differenza di quanto è successo al Milan, quindi il Milan dovrà essere bravo col 4-2-3-1 a come al solito dominare, creare tante occasioni e essere cinico a differenza di quanto è successo con la Juve. Quindi speriamo di vincere, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se voi fareste giocare Ibra e Çala dal primo minuto anche se rischiamo, e secondo voi come finirà la partita? Mi raccomando, ora potrò rispondere ai commenti perché ho ripreso il telefono nuovo, quindi scusatemi se in questa settimana non ho risposto, adesso risponderò a tutti. Parliamo ora di calciomercato.
Allora, due nomi in questo video. Il primo, Meite, che appunto riguarda il Torino, nostro avversario stasera e poi anche in Coppa Italia martedì. Quindi ci saranno in 4 giorni 2 Milan Torino. Allora, Meite sappiamo che è un centrocampista molto fisico, abile a giocare a due, e il Milan l'ha messo nel mirino come uno dei nomi che potrebbero essere comprati come riserve in questo mercato di gennaio. Sappiamo che al Milan serve un centrocampista, perché abbiamo visto a volte senza alcuni giocatori a centrocampo come Bennassar e Tonali e Krunic abbiamo fatto fatica e eravamo contati, e quindi il Milan, per coprirsi e essere sicuro, vuole prendere un altro centrocampista, possibilmente low cost, riserva, che quando viene chiamato in causa comunque si esprime al meglio e conosce la Serie A. Quindi Meite potrebbe essere il colpo perfetto, non costa tanto, massimo 12-15 milioni, quindi non tantissimo per una riserva. Conosce la Serie A, ci gioca da 3 anni, è un centrocampista molto fisico che potrebbe essere il sostituto perfetto di Frank Kessié a centrocampo. Ricordiamo che Meite è mancino, è ancora abbastanza giovane, quindi potrebbe essere anche un profilo da tenere un po' di anni come riserva per farti stare tranquillo. E a me sinceramente piace, non mi fa impazzire, però magari per fargli giocare quelle 5-6 partite quando mancano che sia Bennassar o comunque quando dovranno riposare, ci può stare tranquillamente per non spendere tanto. E quindi Meite io lo andrei a prendere, e pare che il Milan appunto ci stia provando seriamente. Nei prossimi giorni arriveranno comunque di sicuro novità sotto questo punto di vista, però dalle notizie che sono uscite oggi il Milan spinge molto per Meite, perché ha capito che comunque non serve per questo fine di stagione un centrocampista titolare, perché abbiamo già che sì Bennassar e Tonali, che poi secondo me arriverà con la crescita. Serve un centrocampista appunto che quando viene chiamato in causa non è un fenomeno, però ti gioca bene quelle partite, si impegna e tiene bene il centrocampo senza spendere tanti soldi, quindi sarebbe un colpo low cost ma anche di massima resa secondo me. Meite ovvio non è un colpo stellare, però è un colpo intelligente per essere completi a centrocampo. Quindi Meite, anche secondo Gianluca Di Marzio, è una pista molto seria per il Milan, e nei prossimi giorni avremo ancora di più novità. Poi vedremo cosa succederà, ragazzi. Intanto fatemi sapere cosa ne pensate anche per quanto riguarda Meite del Torino, centrocampista mediano che gioca nel Torino appunto. Altro nome, ragazzi, nome diciamo che non è nuovo, è un nome nuovo perché da tanto non si sentiva, però è un nome che già prima, soprattutto a settembre, anche ottobre, si era fatto. Pare che il Milan vuole fare questo colpo a parametro zero dalla Germania. La notizia appunto arriva da lì, il giocatore gioca all'Hoffenheim, è un figlio d'arte e si chiama Bogarde. Bogarde, classe 2001, appunto difensore centrale dell'Hoffenheim, che al Milan diciamo è impressionato. Sappiamo la filosofia di Iliot. Iliot vuole giocatori giovani, anche abbastanza pronti, con tanto talento, che non costano tanto, quindi magari colpi low cost che però in futuro ti porteranno tanti ricavi o comunque si affermeranno nel club. E il Milan e Maldini e Massara hanno messo nel mirino questo giocatore, Bogarde, dell'Hoffenheim, per il mercato di giugno, quindi per comprarlo a parametro zero. Ricordiamo che va in scadenza, quindi sarebbe un colpo veramente low cost, gli paghiamo soltanto l'ingaggio. A me sinceramente non mi fa impazzire Bogarde, però anche questa notizia stamattina era molto insistente su molti giornali, quindi volevo riportarvela. Quindi è Milan che ci sta provando per Bogarde a parametro zero per giugno. Difensore interessante, molto giovane, che però di sicuro non farà il titolare. Sarà una riserva magari in questo momento, per ora, con Romagnoli, con Kier, magari quando arriverà Simakan quasi sicuramente. Di sicuro sarà una riserva, però a me sinceramente non fa impazzire, però questa notizia stamattina è stata molto, se ne parlava molto, quindi ve l'ho portata. Quindi questi doppio assi bollente con Meite e con Bogarde in questo calciomercato. Mi raccomando, raga, il video si conclude qui. Voglio un bel like di supporto, voglio la condivisione del canale, iscrivetevi voi se siete nuovi al canale, campanellina attiva per essere aggiornati, mi raccomando, conto su di voi, perché voglio arrivare più presto ai 3300 iscritti. Poi vi lascerò il profilo Instagram qua sotto in descrizione, lavo_rossonero, e mi raccomando, stasera vi aspetto perché ovviamente faremo il post partita di Milan-Torino, sperando che sia un post partita con una vittoria del nostro Milan, perché sarebbe veramente fondamentale ottenere 3 punti, anche perché domani l'Inter giocherà con la Roma fuori casa e la Juve col Sassuolo, quindi 2 big match. Quindi speriamo di vincere, è molto importante per recuperare la vittoria e dimenticarci subito della sfida contro la Juve. Mi raccomando, raga,
sempre forza Milan, conto su di voi, aspetto un vostro commento riguardo il calciomercato e la partita di stasera di Milan-Torino, e niente, ci vediamo stasera con un prossimo video, bella, sempre forza Milan.